Salve a tutti, noi siamo degli alunni della seconda PCAT dell'Istituto Colombo di Sanremo e oggi vi presenteremo un esperimento che abbiamo chiamato Fulmini Provette. Per fare ciò ci serve una provetta, un becker, due pipette, dell'acido solforico, dell'etanolo e del permanganato di potassio. Allora, mettiamo... Fermo! Bisogna anche dare uno sguardo alla sicurezza. Perché l'acido solforico è estremamente corrosivo, l'etanolo è infiammabile e il permanganato è un forte ossidante. Quindi bisogna prendere le giuste precauzioni, meglio usare questi. Bene, prendiamo 1 millilitro di acido solforico con la pipetta. E lo facciamo scendere con cautela attaccato alla parete. Poi prendiamo dell'alcol e facciamo in modo che si crei uno strato sopra. Poi infine prendiamo una punta di permanganato e attendiamo qualche secondo perché la reazione non è veloce. Perché è avvenuto questo? Perché il permanganato di potassio, che è un forte reattivo ossidante, innesca una reazione di ossidoriduzione con trasferimento di elettroni, tale da evidenziare nell'interfase acido-alcol etilico scariche elettriche. Poi, lo ione permanganato MnO4- si riduce a manganese bivalente Mn2+. E al contrario l'etanolo si ossida prima ad aldeide e poi ad acido acetico. Infatti, se noi alla fine della reazione ci avviciniamo alla provetta, sentiremo un netto odore di aceto. Per mezzo dell'ossidazione di un alcol primario si possono preparare le rispettive aldeidi ed acidi carbossilici. Per la preparazione di aldeidi occorre fermarsi però al primo stadio dell'ossidazione. E per fare questo occorre un ambiente ossidante per la presenza di un ossidante selettivo come il clorocromato di piridinio. Per ossidazione di alcoli secondari si ottengono chetoni.